Buongiorno da Emanuele, eccoci arrivati nell'undicesima puntata di questa serie dedicata alla storia dei videogame. Nell'episodio precedente mi ero soffermato sui videogiochi in portabilità e avevamo visto le prime console partendo dagli anni 70 fino ad arrivare al successo di Nintendo con il Game Boy. In questo episodio invece vedremo l'arrivo, più o meno intorno alla metà degli anni 90, di un nuovo concorrente all'interno del mercato dei videogiochi, un nome che comunque oggi è sulla bocca di tutti, anche di chi non è appassionato dei videogame. Buona visione! Già dai primi anni 90 si sentiva un po' di aria di cambiamento nel panorama dei videogame. In sala giochi stavano aumentando i titoli che proponevano una nuova veste grafica in tre dimensioni, giochi come ad esempio Virtua Racing del 1992, Virtua Fighter e Daytona USA del 1993 e anche Cigarelli nel 1994 avevano fatto capire che la grafica 3D fatta non più con i pixel, ma con i poligoni sarebbe stata la nuova frontiera dell'intrattenimento digitale. Oggi ovviamente può sembrare una cosa scontata, ma vi garantisco che all'epoca vedere finalmente la telecamera che ruotava attorno ai personaggi di un picchiaduro piuttosto che attorno alla macchina di un gioco di corse era veramente una cosa sbalorditiva, un cambiamento epocale. Per quanto riguarda le aziende coinvolte nel settore delle console, i 16-bit ormai erano sulla via del tramonto ed era quindi giunto il momento di mettere in commercio delle macchine dalle prestazioni al passo coi tempi. Sul mercato in quel periodo arrivarono diverse proposte, tra le principali Sega produsse ben due add-on, cioè dei componenti aggiuntivi, da collegare al suo Mega Drive in modo da trasformarlo in una piattaforma a 32 bit. Gli add-on in questione, il Mega CD e il 32X o 32Per, però non potevano certo fare miracoli e alla fine non ebbero così tanto successo, anche perché i fan di Sega sapevano benissimo che di lì a poco sarebbe uscita la console di nuova generazione, capace di ben altre prestazioni. Ed infatti, nel novembre del 1994, fece la sua comparsa in Giappone il Sega Saturn, una vera console a 32 bit che tra l'altro poteva vantare anche delle conversioni dei giochi arcade che ho citato poco fa. Sega Saturn. It's how you play the game. A dimostrazione di una certa testardaggine, anche la Atari provò nuovamente a scalare le vette del mercato console, ricavandoci però soltanto l'ennesima figuraccia. Verso la fine del 1993, negli Stati Uniti arrivò infatti l'Atari Jaguar, una console che l'azienda volle pubblicizzare come un sistema addirittura a 64 bit, ma in realtà saltava subito all'occhio che non era la verità, tanto da meritarsi anche gli sfottò di alcuni editorialisti della stampa specializzata americana. Prima di passare alla vera protagonista di questa puntata, vorrei però aprire una parentesi, l'ennesima in questa serie, per parlare di un'azienda ed in particolare di una console che ha saputo ritagliarsi una fetta di mercato piuttosto particolare. Una console per la quale poi sono stati pubblicati videogiochi per ben 14 anni, nonostante il suo target di riferimento fosse piuttosto di nicchia. Sto parlando del Neo Geo o Neo Geo, insomma, molti appassionati lo chiamano con più nomi. Una piattaforma con due anime. Una uscita nel 1990
chiamata Multi Video System, spesso abbreviato in MVS, e destinata unicamente alle sale giochi. L'altra era una vera e propria console chiamata Neo Geo AES, Arcade Entertainment System, uscita nel 1991. Queste due macchine, create dalla SNK, un'azienda giapponese fondata nel 1978 da un ex pugile, Eikichi Kawasaki, avevano in comune un hardware quasi identico e ciò permise una cosa che ancora non si era vista nel mondo dei videogame. Tutti i titoli disponibili in sala giochi nel formato Neo Geo MVS erano identici alla versione per console su Neo Geo AES. Quindi nessun calo di qualità tra la versione arcade e la versione per console per quanto riguarda lo stesso gioco. E all'epoca era comunque qualcosa che non si era quasi mai visto nel mondo dei videogame, perché nel 99% dei casi molto spesso le conversioni da arcade per console subivano dei tagli grafici più o meno evidenti. Ma ovviamente tutta questa potenza aveva anche un prezzo piuttosto considerevole, infatti il Neo Geo AES viene anche ricordato come una delle console più costose di sempre. Pensate che ad esempio in Italia già nei primi anni 90 costava circa 1 milione di lire, cioè una cifra piuttosto ragguardevole, tanto che già all'epoca veniva chiamata dagli appassionati come la Ferrari, la Rolls Royce o la limousine dei videogiochi. E anche gli stessi videogame per questa console arrivavano a toccare cifre piuttosto considerevoli, alcuni arrivavano addirittura a 500.000 lire. Sui sistemi Neo Geo comunque nel corso degli anni apparvero serie molto apprezzate come ad esempio Fatal Fury, The King of Fighters, Samurai Showdown e Metal Slug, ma la console e i suoi giochi sono sempre stati e lo sono tuttora appannaggio di una elite di appassionati. Oggi infatti il mercato del collezionismo videoludico è molto attivo e se si vuol recuperare materiale proveniente dall'universo Neo Geo, in particolare il formato AES, bisogna essere pronti a sborsare cifre piuttosto importanti. Dopo questa lunga, ma direi anche doverosa premessa, arriviamo finalmente al piatto forte di questa puntata. Intorno alla metà degli anni 90 entrò nel mercato dei videogiochi un nuovo concorrente, Sony, che in realtà aveva già qualche decina di anni di esperienza nel campo dell'intrattenimento. Sony si occupava ad esempio di cinema, di musica, di produrre apparecchiature audio-televisive, ad esempio i Walkman Sony erano negli anni 80 di grande tendenza e ci fu anche una parentesi nel settore informatico con la produzione di alcuni computer che adottavano lo standard MSX. Però effettivamente Sony nel mondo dei videogiochi ancora non era stata protagonista. Certo ormai ci sono diverse fonti che ci dimostrano che già a partire dalla fine degli anni 80 Sony e Nintendo cercarono una partnership per creare un add-on da collegare a Super Nintendo in modo da dargli la possibilità di leggere anche i CD-ROM che di lì a poco sarebbero diventati il nuovo standard di diffusione della musica e anche del software, quindi i videogiochi compresi. Le cose però non andarono come ipotizzato. Molte fonti infatti riportano che i vertici di Nintendo, soprattutto il presidente Yamauchi, non gradissero alcune delle clausole del contratto di collaborazione, con particolare riferimento alla percentuale di denaro che Nintendo avrebbe dovuto versare a Sony per ogni videogioco venduto per la nuova piattaforma. Sembra anche che da contratto Sony, dopo qualche tempo, avrebbe avuto anche i diritti per introdurre in commercio una propria versione all-in-one della console e quindi non richiedeva che l'utente finale fosse in possesso di un Super Nintendo. Verso la metà del 1991, secondo molte fonti, sembrerebbe che questo add-on fosse stato effettivamente presentato dalla stampa, ma pare addirittura che durante la stessa presentazione ai vertici di Sony giunse la voce che Nintendo non fosse più interessata a rispettare il contratto e che in realtà già da qualche tempo fosse in combutta con Philips per cercare di creare un apparecchio simile. Una volta avuto conferma di queste voci, beh, è inutile dire che i rapporti tra queste aziende si indebolirono.
Sembra comunque che furono prodotti circa 200 prototipi di questa macchina ibrida Sony-Nintendo, ma nessuno entrò mai in commercio. Ed inoltre, negli anni a venire, sembra anche che questi apparecchi fossero andati tutti distrutti. Tuttavia, una curiosità, nel 2009 invece ne è stato ritrovato un esemplare che ad oggi è ancora l'unico di cui sia stata accertata l'esistenza. L'esemplare è stato poi venduto all'asta nel marzo del 2020 per circa $360,000. In descrizione, tra l'altro, vi lascio il link della vendita sul sito ufficiale della casa d'aste che si è occupata di questa questione. Pare inoltre che in seguito Sony cercò di collaborare con il principale competitor di Nintendo, ovvero Sega, che tuttavia rifiutò di stringere una partnership. E qui arriva una parte della vicenda che mi affascina particolarmente. Molti infatti sostengono che dopo questi disguidi con Sega e Nintendo, i vertici di Sony non fossero più troppo euforici nel partecipare, nel cercare di investire nel mercato dei videogiochi. È stata però fondamentale l'insistenza di Ken Kutaragi, l'ingegnere che era a capo di questo progetto. Mi stupisce il fatto che le fonti che ho consultato concordano praticamente tutte nell'affermare che Kutaragi avesse insistito col presidente di Sony, che allora era Norio Ohga, e che per lui il fatto di poter proseguire il suo lavoro su una console da videogiochi fosse come una sorta di questione d'onore. Kutaragi infatti era convinto del suo operato ed era certo di poter mettere sul mercato una macchina che avrebbe superato la concorrenza. Ed in effetti oggi è impossibile dargli torto, la sua PlayStation, Kutaragi viene proprio soprannominato papà PlayStation, è un nome che tutti conoscono, appassionati non solo. Eppure all'epoca c'era chi effettivamente e giustamente era anche molto diffidente. Io stesso ricordo che leggendo le riviste dell'epoca, nel 1994 io più o meno mi sembra di ricordare che leggevo Mega Console, ricordo che c'erano degli speciali dedicati alle macchine a 32 bit che di lì a poco avrebbero invaso il mercato, c'era anche la PlayStation, tutti quanti concordavano nel dire che da un punto di vista tecnico aveva una capacità di calcolo, soprattutto per quanto riguarda il motore grafico 3D, molto potente, però tutti gli editorialisti notavo che effettivamente si domandavano come Sony avrebbe saputo competere in un mercato di cui fondamentalmente non aveva esperienza. Ed effettivamente se c'è una cosa che ho imparato dalla storia dei videogiochi è che la potenza bruta non è sufficiente. Certo, all'inizio, quando la PlayStation entrò in commercio, prima in Giappone nel dicembre del 1994, in Italia arrivò quasi un anno dopo, Sony i primi tempi puntò molto a mostrare i denti, proponendo sulla propria console delle conversioni di giochi arcade con grafica a poligoni, come ad esempio Tekken e Ridge Racer, molto ben riuscite e che facevano subito capire quanto la macchina fosse potente rispetto alla concorrenza. La notevole capacità di calcolo di PlayStation, la sua versatilità da un punto di vista della programmazione e anche l'utilizzo dei CD-ROM che permetteva non solo di godere di una qualità audio superiore, ma anche di avere spazio sufficiente per inserire lunghe sequenze filmate nei videogiochi, erano caratteristiche che attirarono le attenzioni anche di molti sviluppatori, che avevano finalmente la possibilità di esplorare nuovi orizzonti, di creare videogame che fossero delle esperienze trainanti come un colossal hollywoodiano. Ma comunque fu fondamentale portare qualche novità anche nel campo degli affari, in particolare una diversa ridistribuzione dei ricavi ottenute dalle vendite dei giochi. Molti infatti sostengono che le percentuali offerte da Sony fossero piuttosto vantaggiose per gli sviluppatori e che a questi ultimi venisse lasciata anche una maggiore libertà creativa. A tal proposito si trattava in questo caso di uno stacco netto rispetto a Nintendo, che fino a quel momento è stata sì l'azienda leader del settore, ma che, stando a quanto viene riportato da più parti, nel corso degli anni non ha saputo e non ha forse voluto allentare la presa sulle software house con cui collaborava. Ma a fare la differenza, a mio avviso, c'è stato anche il fatto che pian piano, nel corso del tempo, Sony è riuscita a spostare l'attenzione dal fattore gioco a quello esperienziale. Infatti,
Fino a quel periodo Sega e Nintendo continuavano a dire che loro erano aziende che facevano giochi, mentre invece Sony a poco, grazie anche a delle particolari campagne marketing, ha cominciato a diffondere l'idea che i videogiochi di PlayStation non fossero semplici giochini, ma delle vere e proprie esperienze. Ricordo anche io che in televisione a un certo punto, in particolare intorno alla metà, seconda metà degli anni 90, cominciarono ad apparire degli spot in cui i videogiochi neanche si vedevano semplicemente delle persone con delle strane fattezze, probabilmente ovviamente modificate con degli effetti speciali, che non parlavano non tanto di videogiochi divertenti quanto di nuove prospettive, di ricchezza mentale. Vorrei che in ogni conquista dell'uomo ci fosse da qualche parte il mio nome. Vorrei essere stata quel giorno sulla luna. Voglio provarci da sola. Voglio altre lune da conquistare. E non permetterò a nessuno di farlo al posto mio. Perché ho energie e voglia di sognare. Si chiama ricchezza mentale. L'idea era quella di far capire che i videogiochi PlayStation potevano essere adatti anche a un pubblico più maturo, perché alcuni videogiochi toccavano anche delle tematiche, delle vette emotive che solitamente non si vedevano in altri videogiochi di quel periodo. Così nella seconda metà degli anni 90 PlayStation divenne la piattaforma preferita su cui giocare le avventure dei nuovi eroi videoludici, sebbene non si trattasse sempre di opere in esclusiva. Nel 1996 fecero la loro apparizione Resident Evil e Tomb Raider. L'avventura horror creata da Shinji Mikami fu un successone tra gli appassionati, mentre invece Lara Croft, creata dal designer Toby Gard ed eroina di Tomb Raider, uscita ad onor del vero con qualche settimana di anticipo su Saturn, divenne famosa anche al di fuori del mondo dei videogiochi, tanto da conquistare le copertine di alcune riviste di moda ed apparire sui megaschermi durante i concerti delle band più note del momento. PlayStation, come già anticipato, fu terreno fertile per opere che puntavano a far riflettere. Come esempio interessante vorrei iniziare citando Abe's Odyssey, un'avventura del 1997 con protagonista una creatura appartenente a una razza schiavizzata, con le labbra cucite. Questa è una cosa fondamentale per quanto sto per dire. E che vive in un mondo eccessivamente industrializzato. In merito a questo videogioco vorrei leggere una dichiarazione del suo creatore, Lorne Lanning, che ho trovato su Neoludica, un libro del 2011. A pagina 154 si legge, alla domanda «Come hai creato Oddworld?», Lorne non ha risposto con le solite genesi artistiche, ma ha detto che da piccolo si preoccupava del fatto che gli animali non avessero voce per esprimere i propri sentimenti e le proprie sofferenze. Poi, una volta al college, ha compreso che anche molti popoli sul pianeta non avevano voce per esprimersi. Un altro videogame considerato un grande classico, anche perché il suo creatore, Hideo Kojima, oggi è una vera e propria star nel panorama dei videogiochi, è Metal Gear Solid, pubblicato nel 1998 sempre su PlayStation. Si tratta di un'opera con molte sequenze dal taglio cinematografico, una cosa non così frequente per l'epoca, con una trama fantapolitica che affronta temi piuttosto complessi. Il protagonista, Solid Snake, è un soldato che nel corso dell'avventura si interroga più volte sul motivo delle sue azioni e sul significato della guerra. Non solo lui, ma anche gli altri personaggi, sia amici che nemici, mettono in luce i loro pensieri più nascosti, i loro dubbi, le loro paure. Metal Gear Solid è un gioco che punta a far riflettere sulla corsa agli armamenti, sul nucleare, sui traumi che la guerra causa non solo nei popoli che la subiscono, ma anche nei soldati che la combattono in prima persona. Che dire poi di Final Fantasy VII, un gioco di ruolo giapponese diretto da Hironobu Sakaguchi e arrivato su PlayStation nel 1997. Quest'opera inizia con toni ambientalistici facendoci combattere contro una mega corporazione che sfrutta l'energia naturale del pianeta per arricchirsi. Ben presto però la narrazione si fa molto più intensa, si scopre che i personaggi incontrati nell'avventura hanno una complessa caratterizzazione psicologica, ci si affeziona a loro, in loro compagnia si vivono momenti felici e momenti molto drammatici, si affrontano temi che accompagnano la vita reale, l'amore, la morte, le vittorie, le delusioni.
Final Fantasy VII viene ricordato però anche per altri motivi. È stata l'opera che ha portato in risalto i JRPG, i giochi di ruolo giapponesi, anche in Occidente, un territorio dove prima ricevevano apprezzamenti soltanto da una nicchia di appassionati. E poi ha segnato anche la rottura di un legame importante nell'industria, quella tra Squaresoft, l'editore del gioco, e Nintendo. E ciò sottolinea quanto detto in precedenza. Nintendo, nonostante la posizione di leadership, nel corso degli anni non ha saputo mantenere e rinnovare i rapporti con buona parte delle aziende che creavano software per le sue console. Aziende che poi, come già detto, finirono per collaborare proprio con Sony. E questa è l'ennesima volta in cui, come già detto, la storia dei videogiochi ci insegna che per avere successo non serve solo un prodotto di qualità, quello è il minimo indispensabile, ma bisogna anche sapere comunicare nel modo giusto, saper capire il contesto e saper anche mantenere buoni rapporti con i propri collaboratori. A proposito di Nintendo, dopo aver conquistato il mondo degli 8 e dei 16 bit, per questa azienda arrivò un periodo di incertezza. Come abbiamo già visto, non riuscì a produrre un add-on per permettere a Super Nintendo di leggere i CD-ROM e si vide anche alcune aziende storiche con le quali aveva collaborato finire a lavorare proprio per la concorrenza. Nintendo purtroppo arrivò anche in ritardo per quanto riguarda l'introduzione nel mercato di una console che potesse reggere il peso e il passo con le piattaforme a 32 bit. Il Nintendo 64, questo è il nome della console, arrivò infatti nel mercato giapponese soltanto nel 1996, qui da noi invece nel 97, quando ormai la PlayStation aveva già conquistato il pubblico e la critica. Il Nintendo 64, nonostante fosse una piattaforma molto potente nella gestione della grafica poligonale, disattese le aspettative dei videogiocatori da un lato perché si affidava ancora alle cartucce e non ai CD-ROM, che restituivano l'idea che la console non fosse così tanto al passo coi tempi, che fosse ancora una piattaforma per ragazzini. Dall'altro lato non furono mantenute delle promesse. Io stesso ricordo che tra il 94 e il 95 uno dei videogame che mi catturava di più in sala giochi era Killer Instinct, un picchiaduro prodotto dalla Rare proprio per Nintendo. Nella sequenza che accompagnava l'introduzione del gioco c'era una voce tonante che anticipava che Killer Instinct sarebbe stato disponibile per Nintendo Ultra 64, questo era il nome ipotizzato per la macchina, già dal 1995. Ma invece, come ho raccontato poco fa, il Nintendo 64 arrivò soltanto un anno dopo, ma su questa console del gioco in questione non si vide nemmeno l'ombra. Più tardi uscì una versione particolare, una specie di seguito, che però non aveva lo stesso appeal dell'originale da sala giochi. Comunque è anche doveroso dire che il Nintendo 64, nonostante non sia stato effettivamente un successone, ha comunque introdotto delle importanti novità nel mondo dei videogiochi. Una su tutte, l'implementazione di una piccola leva analogica sul joypad che rendeva più intuitivo e semplice muovere i personaggi dei videogiochi all'interno dei mondi in tre dimensioni. La leva analogica è stato un componente rivoluzionario che poi è stato subito adottato da tutti i competitor e che viene utilizzato anche al giorno d'oggi. Su Nintendo 64 sono usciti anche dei giochi altrettanto importanti a cui accennerò tra poco in chiusura. Tornando a PlayStation, vediamo adesso quali sono state le altre situazioni che hanno favorito il suo ingresso nel mercato dei videogiochi. Sony è sempre stata un'azienda molto attenta nella comunicazione, nel marketing, capace di far parlare di sé anche con cose un po' fuori dagli schemi. E a tal proposito è molto importante anche il momento in cui fu annunciato il prezzo di PlayStation poco prima del lancio sul suolo americano. Durante una conferenza stampa alle 3 di Los Angeles del 1995, Steve Race, allora presidente della divisione americana di Sony Computer Entertainment, salì sul palco con uno degli interventi più brevi e anche più iconici nella storia dei videogiochi. Salì sul palco per una manciata di secondi dicendo soltanto 299, riferendosi proprio al prezzo di PlayStation, ovvero di $299, che di lì a poco appunto sarebbe uscita nei negozi americani.
e non a caso questa dichiarazione fu fatta meno di 24 ore dopo l'annuncio del prezzo del Saturn. Sega infatti aveva detto che la sua console sarebbe uscita sul mercato al prezzo di $399. E attenzione, perché questa cosa di uscirsene con delle dichiarazioni molto roboanti, capaci di spiazzare la concorrenza, è una cosa che vedremo fatta da Sony anche in seguito, ma di questo ne parleremo nelle future puntate. I'm going to ask Sony Computer Entertainment President of America, Steve Reyes, to join me for a brief presentation. Un'altra mossa azzeccata fu la collaborazione con la divisione Sony Music. Sony infatti già da molti anni era leader nel mercato dei CD musicali e quindi sfruttò la sua divisione Sony Music per distribuire PlayStation e anche i videogiochi su CD-ROM non solo nei negozi di giocattoli ma anche nei centri di elettronica, nei centri commerciali eccetera eccetera. Io stesso ricordo per l'appunto che prima di PlayStation, se volevo acquistare un videogioco, dovevo rivolgermi in un negozio di giocattoli oppure in un negozio specializzato in videogame, e dopo l'arrivo di PlayStation invece cominciai a vedere i videogiochi Sony anche nei centri commerciali e nei negozi che vendevano CD musicali e film in videocassetta. Non ho visto citare questa cosa da nessuna parte, ma ritengo che un altro punto a favore di Sony fu il fatto di aver introdotto la linea Platinum. Quando infatti un videogioco raggiungeva il successo, vale a dire un certo numero di copie vendute, veniva creata una nuova versione della confezione con un prezzo ribassato in bella mostra. In Italia i giochi di questa linea venivano venduti a 49.000 lire e a mio avviso questo è stato un altro passo molto importante. C'è un'ultima questione da affrontare. Molti sostengono che gran parte del successo della piattaforma Sony è dovuta al fatto che era molto semplice da modificare, così da dargli la possibilità di leggere i giochi copiati. Non nego che effettivamente a questa cosa abbia un po' spinto le vendite, ma sinceramente per tutto quanto raccontato fino a questo punto credo che sicuramente la prima PlayStation avrebbe comunque fatto dei numeri assolutamente da record. Ma nel periodo d'oro della PlayStation 1, che è durato circa fino al 2000, si sono visti giochi significativi anche su altri lidi. Dal mondo PC, grazie anche all'arrivo e alla diffusione di internet, prese piede un nuovo modo di videogiocare, creando delle sfide online da affrontare anche in compagnia degli amici, con il supporto di altri giocatori. Giochi d'azione come la serie di Quake o gli strategici come StarCraft diedero vita a dei tornei sempre più grandi ed importanti, veri tornei di e-sport con tanto di premi e riconoscimenti via via di maggior spessore. Sempre per PC è doveroso citare anche Half-Life del 1998, un'opera che si distinse per il modo in cui veniva raccontata la vicenda. Per la prima volta infatti l'avventura si svolgeva completamente senza nessuna interruzione, senza nessuna sequenza filmata. Tutto si svolgeva in prima persona attraverso gli occhi del protagonista, come un unico piano sequenza. Prima di chiudere, come promesso, volevo nuovamente citare il Nintendo 64, che nonostante tutto ha comunque proposto delle opere molto importanti per la storia dei videogame. Mi riferisco a due giochi in particolare, entrambi di Shigeru Miyamoto, personaggio importantissimo per Nintendo di cui abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Super Mario 64 nel 1996 ha dettato nuovi standard per i futuri giochi ambientati nei mondi tridimensionali, soprattutto per quanto riguarda la libertà di movimento, la libertà di esplorazione e lo sfruttamento della levetta analogica del joypad per gli spostamenti. L'altro gioco è Ocarina of Time, nuovo capitolo della saga di Zelda uscito nel 1998,
che si è distinto ancora una volta per il senso di esplorazione reso ancora più immersivo grazie agli ambienti in 3D e per un gameplay e un design dei luoghi che si mescolava molto bene con la vicenda raccontata nel gioco, che aveva anche dei toni più adulti rispetto al passato. In Ocarina of Time si poteva inoltre viaggiare nel tempo e vedere come le azioni svolte dal giocatore nel passato andassero ad influenzare il futuro. Ok, siamo arrivati al termine anche di questa puntata che mi rendo conto è stata molto lunga e anche densa di contenuti. Vi anticipo comunque che nel prossimo episodio vi parlerò di un argomento per me fondamentale, molto importante, ma di cui purtroppo non sento quasi mai parlare. Alla prossima dunque, ciao! Metal Gear Solid è un gioco che punta a far riflettere sulla corsa agli armamenti. Aspettiamo che il cane finisca di abbaiare.